sta seguendo la paura mia e che sbatte, però da quello che mi hanno detto ha un active track molto buono. C'è Nino, speriamo che non si azzecca. Ci fermiamo, ci giriamo, andiamo verso di lui, vediamo che fa il bastardo. Non so se mi devo fidare o no. Sono letteralmente fatto la pupù addosso. Riproviamo tra gli alberi. Vediamo un po'. Proviamo. Ragazzi, a me sembra andare bene. Ragazzi, ora sto facendo una prova. Vediamo un po'. Facciamo una prova anche rapida. Mi capolgo. Vedete? Questo è impostato la modalità a giro, che però mi fa cacare sotto perché c'è una pianta. Non so se l'avrebbe vista, non so, però non mi fido e quindi continuo. Continuo e gli dico di nuovo: gira, 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 fa tutto lui. Io gli dico solo di girare. Ok, gira, 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 gira. Un active track che sembra funzionare bene. Giri bruscamente. Lui continua a seguirmi. Infatti ha messo la pianta. E mo come cazzo? Ok, allora aspetta. Giri? La vedi la pianta ricchione? Io non mi fido, quello è il problema. Se ora faccio così e aspetto, rifacciamo. Ragazzi, questa è solo una prova, ovviamente, per vedere un po' l'attendibilità, l'affidabilità soprattutto. Levita, eh! Mio padre ha detto che levita, quindi secondo me il test è superato. Porca puttana, ragazzi, ha preso un ramo. Un ramo l'ha preso. Vabbè, comunque il test è finito. Penso che positivo, però quando i rami sono molto sottili, cioè vi faccio vedere un problema, che questi rami qui li vede e non li vede, come è normale perché comunque sono rami diciamo molto sottili. Comunque io direi che il test non è andato malissimo, però consiglio sempre
pilotaggio manuale. Comunque tutto a posto, alla prossima.